Villa Campolieto, stamattina siamo ospiti di Hackathon, un'iniziativa di STOA, Officina delle Idee, Contaminazione delle Idee, incontro fra giovani imprenditori e imprese. Seguite il servizio. Siamo in compagnia dell'ingegnere Viceconte, stamattina qui a Villa Campolieto, uno scenario incantevole. Ingegnere, stamattina stiamo parlando non del mondo dei sogni, ma di un'officina delle idee. Certo, noi da 30 anni STOA forma giovani alla carriera manageriale. Quest'anno abbiamo enfatizzato il ruolo dell'innovazione nell'impresa, immaginando una formula in cui i ragazzi proiettano i loro sogni, le loro immagini del futuro, proponendosi come supporto alle imprese a sviluppare dei piani di innovazione organizzativa, strategica, di produzione, di marketing, e lo fanno attraverso la formula dell'Hackathon, che è una staffetta di visioni e idee e progetti dei giovani che si confrontano con aziende che ormai hanno successo sul mercato mondiale in tutti i campi tecnologici, dal turismo spaziale all'utilizzo dei droni, all'innovazione nel retail. Quindi i ragazzi confrontano i loro scenari con quelli di imprenditori che già hanno visto bene nel futuro e hanno sviluppato idee vincenti. Beh, stamattina sicuramente l'evento che c'è a STOA è molto importante, soprattutto per i giovani, essenzialmente perché è un hackathon, cioè un raccoglitore di idee su quello che potrebbe essere un futuro, il futuro delle imprese, il futuro del business sia in Italia che soprattutto a livello globale. Noi come startup innovativa siamo portati a dare un contributo soprattutto di idee e di visione strategica e organizzativa, anche di esperienza, ovviamente sulle nostre esperienze pregresse di tutto quello che è stato fatto e tutto quello che potrà essere sviluppato tramite le nuove tecnologie e soprattutto tramite l'ampliarsi del business a livello globale. Sì, in realtà quello che ha organizzato oggi STOA, quindi questo hackathon legato all'innovazione, in cui in qualche modo c'è una contaminazione di saperi, perché sicuramente gli aspetti legati allo STEM, all'ingegneria, sono aspetti sicuramente fondamentali, ma devono essere arricchiti anche dagli altri aspetti anche umanistici del sapere, dell'organizzazione, della motivazione, della gestione delle persone, e poi anche la possibilità di integrare, di interagire sia con chi è uno studente di un corso di master come questo, piuttosto che di start-up innovative che sono sul mercato, di PMI di successo e anche di manager di grandi istituzioni o multinazionali, è un valore enorme che tutta la community, diciamo, di STOA oggi si sta portando a casa in modo pratico e concreto. Va benissimo, grazie ingegnere. Si sono appena conclusi i lavori, ci stanno accompagnando due discenti di questa straordinaria iniziativa di STOA, Hackathon, Officina delle Idee, e di tante idee, di tanti contributi da parte dei giovani che questa città ha bisogno. Con loro noi vi salutiamo e speriamo di rivederci a presto vedendole a capo di un'azienda. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano e le discenti.